Ringraziamo il dottor Dentoni per questa carrellata piuttosto stretta e stringata della cosa, ma aveva ragione forse il professor Colapietra poco fa che mi diceva appunto che forse avremmo dovuto organizzare una giornata di studi piuttosto che una serata. Ma noi pensavamo che, data l'argomento così fortemente tecnico, bisognasse avere a disposizione più competenze. Invece c'eravamo sbagliati, ma è uno sbaglio che possiamo correggere, nel senso che queste cose andranno agli atti e quindi recupereremo tutto. Ringraziamo quindi il dottor Dentoni e passiamo allora alla terza fase di questa serata. Nella prima, come abbiamo tutti potuto ascoltare, c'è stata la fase dei saluti e la fase degli auspici, sia da parte dell'assessore che da parte del delegato del magnifico rettore, e poi mio e del presidente del Centro Abruzzese di Ricerca Storica. Poi c'è stata la seconda fase, che è quella dominata dagli archivisti. Abbiamo visto quanto lavoro c'è dietro una singola registrazione, quanta attività richiede mettere in piedi l'inventario di un fondo. Da Donatella Striglione abbiamo appreso che questa attività era dal 1940 in poi, è stata, diciamo così, ultimata in termini rigorosamente scientifici, come si dice, nel 1994 e quindi pubblicata. Dal dottor Buscarini abbiamo visto quant'altro materiale c'è nella Repubblica di San Marino, e dal dottor Dentoni che cosa l'amministrazione centrale dello Stato potrà fare per incrementare e migliorare le conoscenze e degli archivi privati e degli archivi pubblici. Adesso siamo nella terza fase, nella fase cioè degli approfondimenti e degli stimoli, e abbiamo tre illustri docenti, professor Lotti dell'Università di Firenze, professor Colapietra dell'Università di Salerno, oramai cittadino teramano, e il professor Sciarra, che è seduto qui, ma che fra poco lo chiameremo. Loro ci diranno che cosa possiamo fare, che cosa è possibile ancora chiedere a queste carte, come è possibile, come sarà possibile migliorare la conoscenza del Delfico, ma più in generale della cultura italiana ed europea della seconda metà del Settecento. Al professor Lotti la parola. Grazie infinite. Io devo prima di tutto ringraziare il professor Marino per l'invito a essere qui oggi. Sono venuto molto volentieri, anche perché il Delfico è una vita che me lo trascino dietro come nome, essendo, come Buscarini sa, di origine romagnola e quindi avendo legami abbastanza stretti con San Marino, il Delfico si trova sempre e ogni volta che ci si occupa della vita di San Marino. Dopodiché devo dire poco sapevo del Delfico. E mi dispiace che il dottore Dentoni abbia stretto la sua relazione, ma devo dire che oggi siamo qui in realtà a fare un atto di giusta ammenda e di giusto riconoscimento verso gli archivisti. Solo la pietra sa bene come non fosse altro che per attività professionale siamo abituati a presentare libri, ma presentare inventari di archivio non è frequente. Oggi non è proprio una cosa che capiti abitualmente. E tuttavia è molto importante che si faccia anche una presentazione di inventari. Io sono lieto anche proprio per questo motivo di essere qui, perché senza lo straordinario sforzo archivistico di chi opera non solo per ordinare le carte, ma per inventariarle, cioè metterle in una giusta collocazione atta a essere facilmente consultate dagli studiosi, il professor Colapietra e io ci troveremo in difficoltà. Forse il professor Colapietra meno, perché delle investigazioni archivistiche sia per l'età contemporanea sia per l'età più lontana, anticipando quasi tutti nella storiografia italiana nell'esame di filoni che poi sono diventati abbastanza percorsi o esaminati. Ma certo, un archivio ordinato aiuta.
E se si pensa un attimo alla realtà degli studi sull'età moderna, diciamo 30 anni fa o giù di lì, si resta davvero impressionati ripensando alle linee generali, certo molto chiare, molto, molto, molto ben precisate, della storiografia dell'epoca, ma la scarsezza degli studi ulteriori, di approfondimento specifico, di problemi generali o di problemi anche di natura locale. Tutto questo è uno scavo che è stato effettuato con grande fatica nel periodo successivo e sulla base di archivi talora ben organizzati, il più delle volte non ben organizzati, non perché l'archivio non sia ben organizzato, ma perché i fondi non erano tutti ordinati e quindi con le conseguenze che bisognava cominciare a mettere a capo all'ordine di queste carte. E quindi la prima testimonianza che vorrei dare, visto che mi trovo in questa situazione assolutamente fuori dal comune di presentare un inventario di archivistico anziché un libro, è l'importanza di questi inventari e l'importanza dello straordinario sforzo che l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici ha fatto in lunghi anni con la pubblicazione della guida generale, con la pubblicazione delle guide specifiche, cioè dando uno strumento di lavoro fondamentale a chi vuole poi approfondire tematiche storiografiche. Il fondo delfico. Il fondo delfico ha una sua importanza tutta specifica per tutta una serie di considerazioni. Naturalmente anche questa sera gli interventi si sono accentrati sul fondo nella sua globalità, ma in particolare sul più eminente esponente della famiglia, cioè il Melchiorre Delfico. E questo naturalmente è stato Melchiorre a dare il tono, il nome e la rinomanza a una famiglia, certo molto importante nella vita di questa città, ma meno conosciuta di fuori, laddove è stato il Melchiorre che ha portato questa conoscenza esterna. E naturalmente, per studiare Melchiorre Delfico, questo fondo è essenziale. Dopo mi soffermerò un attimo su questo punto, ma sarebbe erroneo soffermarsi esclusivamente sul Melchiorre Delfico, perché nella realtà in questo fondo vi è uno spaccato di straordinaria importanza, non solo della vita delfico da sei secoli a questa parte, ma tramite le vicende personali della famiglia Delfico, le vicende patrimoniali, uno straordinario spaccato di una vita familiare o della vita di Teramo vista attraverso una documentazione di ordine familiare, ma di una famiglia eminente fra le 48 importanti o che detenevano l'amministrazione locale per secoli in questa città e quindi importanti per approfondire tematiche e studi di realtà istituzionali, di realtà feudali, di realtà economiche e sociali. Ma non mi soffermo su questo perché credo che e soprattutto il professor Colapietra voglia dedicarsi a queste tematiche. Vorrei soffermarmi invece in pochissimi minuti su quella che è la rilevanza di questo fondo per la conoscenza della vita del Delfico, ma anche qui non per la vita solo di Melchiorre Delfico, ma per quanto emerge di realtà istituzionale o politica o sociale o quale che sia, dell'Italia in genere, ma in particolare di queste zone dell'Italia meridionale che vanno ben oltre la persona del Delfico in senso stretto. Perché quando ci si trova di fronte a un personaggio che ha vissuto larga parte della sua esistenza a Napoli, fra Teramo e Napoli, ma diciamo il fulcro della sua esistenza attiva è quella che vive a Napoli, prima come studente, poi torna a Teramo negli anni 70 del Settecento, poi torna a Napoli e vive a Napoli per un certo numero di anni nella stagione aurea del riformismo illuministico meridionale. Dando a questo riformismo illuministico meridionale un contributo personale di pensiero e di elaborazione oltre che di attività concreta ed empirica di grande rilevanza. Torna poi a Teramo, a
alterna Teramo e Napoli, ma diciamo che la permanenza a Napoli si interrompe verso la fine degli anni 80 e sta a Teramo, a un lungo viaggio, come capitava a quell'epoca, e a Pavia, a Milano e nel Veneto, lungo quasi un anno, intorno all'89, torna a Napoli fra 90 e 91 e poi nuovamente è a Teramo, dove si viene a trovare di lì a pochi anni in difficoltà per ragioni politiche. E come è stato accennato prima, in particolare dal professor Carletti, da lì comincia la fase della sua partecipazione alla Repubblica Partenopea dopo l'arrivo dei francesi, che lo coinvolgono in maniera molto drastica e forte in quella brevissima esperienza che poi lo porta a San Marino, nell'esilio sammarinese, durato 6 anni, alla cui conoscenza poi dà un contributo importante, ed un contributo importante perché poi con la storia del San Marino, del Delfico, è la prima volta che si viene ad avere un approfondimento organico di quella realtà o la mitologia della storia della Repubblica di San Marino, che si colloca in un momento importante, perché i francesi sono i primi che riconoscono la realtà internazionale di San Marino come a sé stante dallo Stato Pontificio. E quindi Delfico va, esule a San Marino, studia a San Marino e usufruisce del fatto che San Marino è internazionalmente riconosciuta dalla Francia napoleonica come indipendente, con la storia che dà che scrive su San Marino, valorizza anche lui questa internazionalità di San Marino separata, quella che la Santa Sede si rifiutò sempre drasticamente di riconoscere e che sarà riconosciuta di fatto solo quando la nascita dell'unità italiana ovviamente estromise ogni possibilità di sopravvivenza di un'ipotetica alta sovranità pontificia su San Marino. Ma questo non ci riguarda, ma è solo per dire il ruolo che il Delfico ha svolto in questa funzione. Dopodiché torna a Napoli, quando i francesi sono anche a Napoli, con il regno di Giuseppe Bonaparte e poi del Mirà, svolgendovi un ruolo significativo. Rimane a Napoli alla direzione degli archivi centrali napoletani e gli archivi generali del regno come presidente della commissione, anche quando Napoleone e i suoi crollano e i Borboni tornano da Palermo a Napoli. Direi che questo è emblematico di un amore per gli studi, cioè l'attenzione che il Melchiorre Delfico dava all'ordinamento di questi archivi, alla conservazione di questo materiale come strumenti fondamentali per l'approfondimento degli studi. E poi torna, già molto vecchio, a Teramo. Sono due o tre periodi però di particolare rilevanza. Innanzitutto le caratteristiche fondamentali del personaggio sono assolutamente ovvie, che sono quelle di un illuminista del Settecento. È un uomo che si cala nella realtà riformatrice dell'ultima fase del Settecento, degli anni 80 del Settecento, 70-80, con il contributo di pensiero, di scritti e di studi personali di grande importanza e rilevanza. Ed è un uomo ancorato a questo. Seconda fase, l'adesione alla Repubblica Partenopea e poi al mondo francese, che grosso modo rientra in quella tendenza dell'illuminismo meridionale deluso dalle parziali attuazioni del periodo precedente e sul piano riformatore la speranza che pongono nei francesi, che questo è un fenomeno per la verità in Italia molto diverso, perché se facciamo il confronto con le realtà settentrionali o centrali o meridionali, a Milano collaborarono gli illuministi sì e no, fra i sì e no, con i francesi. A Firenze andarono tutti in villa e si levarono di torno perché non ci volevano avere nulla a che fare e perché comunque l'eredità riformatrice del Granduca era superiore, ritenevano, a quella che questi portavano. Al Sud partecipa, ma proprio perché è mancata l'esperienza riformatrice precedente, oppure lo è stata fortemente attenuata e quindi la speranza del rinnovamento nasce con i francesi. E comunque nasce la nuova esperienza di vita di Melchiorre Delfico,
che da giurisdizionalista a illuminista diventa un protagonista delle vicende istituzionali successive, con idee politiche però che si vanno precisando in senso monarchico-costituzionale. Questo è un cattolico, sì, messo all'indice da Santa Romana Chiesa per i suoi scritti giovanili, ma non per questo cessa di essere un uomo religioso, nel senso che aveva un profondo senso religioso, ma si va ancorando su posizioni liberal-costituzionali, si sarebbe detto in epoche successive, e su questo rimane sostanzialmente fermo. E sono le posizioni che poi mantiene anche nella fase finale della sua esistenza, quando i Borboni tornano, eccetera, quando l'Europa si blocca in una situazione internazionale non modificabile, in cui le istanze rivoluzionarie sono schiacciate, in cui le istanze illuministiche sono ugualmente schiacciate, e rimane solo questa speranza di una società che si rinnovi sul piano istituzionale in forme monarchico-costituzionali, che poi tutta l'iniziativa dell'Italia meridionale, qui del resto partecipa anche Melchiorre Delfico nel 20, quando gli chiedono di tradurre dallo spagnolo in italiano la Costituzione di Cadice del 1812. Al di là di queste sue partecipazioni, quello che colpisce, vedendo questo solo inventario, senza sapere esattamente cosa c'è dentro, sono due cose. Primo, una cosa del tutto ovvia detta a Teramo, ma come si osservava prima, non ovvia detta sopra alla Futa, e cioè lo straordinario fervore intellettuale, culturale, riformatore che c'è nelle città dell'Italia meridionale, nella seconda metà del Settecento. E non solo chiuso questo fervore nell'ambito della cerchia di corte borbonica a Napoli, o comunque a Napoli e basta. Secondo, il ruolo del Delfico, che va ben altro i piccoli o grandi problemi dell'Italia meridionale, per inserirsi in una tematica di pensiero e di concretizzazione che coinvolgevano tutto l'Italia e che lo inseriscono poi, come veniva richiamato anche prima, in un quadro europeo, perché alla fine tutti i suoi postulati di sostenitore dell'eliminazione della feudalità, la defeudalizzazione con tutto quello che ne comportava, e relative suddivisioni, e l'abolizione, e questo in queste zone, del regime pastorale transumante, la messa a cultura di coltivazioni, la liberalizzazione dei traffici, l'incentivazione e la libertà delle attività imprenditoriali, è tutta la tematica riformatrice europea della seconda metà del Settecento. Quindi questo è un uomo pienamente inserito nel moto illuministico europeo del Settecento e che fa il possibile per attuare qualcosa di queste idee nell'Italia meridionale, ma non solo chiudendosi in un'elaborazione teorica, ma cercando di presentare anche le soluzioni ai problemi. E attraverso i suoi scritti c'è tutta una serie di soluzioni che poi vengono attuate, sì e no, ma comunque indicano in lui una forza di pensiero unita anche a una capacità di operativa, diciamo, di attuazione, che ne fanno veramente un personaggio fuori del comune, non di mera realtà locale, ma lo proiettano in una dimensione che è nazionale e più che nazionale. E anche questa in qualche modo è una sorpresa, perché il Delfico, grande protagonista delle realtà meridionali del Settecento, è un qualcosa abbastanza misterioso nella realtà, non è adeguatamente studiato. Ecco, io sono molto lieto di poter disporre, che si possa disporre, che tutti noi possiamo disporre di un inventario di questo genere, perché su questa base, sulla base degli altri fondi conservati a Napoli o a San Marino o altrove, veramente ci sono le condizioni per la prima volta di un approfondimento vero della figura del Melchiorre Delfico, nella sua globalità, nella sua interezza e nella sua rilevanza. E credo che ci sia in progetto di promuovere riunioni, convegni, studi sul Melchiorre Delfico in un futuro magari anche prossimo. Sta di fatto che se l'archivio di Stato, in particolare la Teresa Donatella Streglioni, non avessero provveduto a questo inventario, non si potrebbe cominciare ad approfondire veramente la figura del Delfico. Grazie. Ringraziamo il professor Lotti per questa
collocazione del Delfico nel panorama italiano e europeo del Settecento, che ci fa indubbiamente onore dal momento che noi che vediamo la storia dal basso, dall'Italia meridionale, sentire invece queste attestazioni di completezza anche a livelli superiori, certo ci gratifica e ci fa piacere. Ci fa piacere anche perché abbiamo visto come l'ampliamento della cultura di storia moderna, in questo ampliamento il Delfico occupa e occuperà, con gli studi che ci auguriamo proseguiranno, uno spazio sempre superiore. Io adesso proporrei, e quindi lo ringraziamo, ben sapendo le difficoltà che ha dovuto superare magari venendo a Teramo con i suoi impegni notevoli, ma io l'ho pressato e fino a che sono riuscito a trovare. Per fortuna ha trovato una giornata molto bella, ha potuto apprezzare un panorama splendido e quindi ci auguriamo che possa tornare anche altre volte per altri studi sul Delfico o su altri personaggi. Adesso io proporrei uno scambio nell'ordine dei lavori. Preferirei che Ezio Sciarra, il professor Sciarra, collega dell'Università di Teramo, ci parlasse sulle sollecitazioni di carattere sociologico che possono venire da una lettura dell'archivio del Fondo Delfico presso l'Archivio di Stato, e poi farei concludere invece il professor Raffaele Colapietro dell'Università di Salerno per un panorama forse più, più complessivo del Delfico e quindi della sua opera. Prego allora il professor Sciarra di venire al tavolo. Mi pare che l'inversione sia quanto mai opportuna, perché l'indicazione al termine degli interventi era evidentemente legata soltanto al cognome, perché Sciarra arriva per ultimo. Invece il professor Colapietra è certamente tra i nostri maggiori, no, tra i nostri maggiori che sono in grado di fare quadro organico su un tema di questo genere, su cui io vorrei gettare solo una sonda molto rapida per esprimere delle suscettività di indagini a venire che si dispongono a partire da questo lavoro pregevole della Donatella Striglioni sull'inventario del Fondo Delfico all'Archivio di Stato. E mi pare innanzitutto che il volume si disponga a più di una utilizzazione. Per un verso la ricostruzione nei secoli della famiglia Delfico, come è stato già accennato dal professor Lotti, fornirà senz'altro materiale per gli storici, ma nell'ottica delle annale, cioè a tutto campo, di quanto possa essere rilevato come modello tipico di una delle modalità dello sviluppo delle istituzioni, del costume, dell'economia all'interno delle vicende meridionali. Dall'altro, l'albero genealogico mi pare particolarmente accurato e fecondo per stabilire queste connessioni trasversali. E anche l'intervento del professor Marino mi pare debba essere ricordato in partenza per la ricostruzione della storia dell'acquisizione e della composizione di queste carte. E quindi, dando un riconoscimento al lavoro accuratissimo che è stato prodotto e che è la base di tutti i futuri studi che si potranno esercitare, mi pare adesso di dover intervenire nell'ottica di una indicazione, sia pure di massima, di alcune potenzialità che intravedo. Quando il professor Marino mi ha invitato a questa presentazione, aveva presente l'opportunità di un'ottica, di una lettura che poteva venire dal mio ambito disciplinare, che è quello di matrice sia sociologica che filosofica. Gli storici certamente hanno i materiali più diretti per un intervento negli studi a venire, ma forse nell'ottica più larga delle scienze umane è possibile immaginare anche delle ottiche parallele. Per trarre degli spunti molto rapidi, limitandomi al quinto settore, che è quello dedicato a Melchiorre,
ci sono delle indicazioni che in partenza si riferiscono già dal 1778 al processo contro Delfico, accusato con altri di aver favorito la fuga delle monache dal monastero di San Matteo di Teramo. Il sociologo è interessato non certamente all'aneddotica o alla vicenda di costume, ma alla modalità in cui nasce un certo tipo di rapporto con una famiglia rappresentativa che era stata nell'elite di governo, il rapporto a un contenzioso che si apre, che sarà poi una costante anche del pensiero e degli interventi successivi di Delfico nei riguardi di un campo. Per il momento indicherò solo dei campi tematici, poi l'ottica con cui approfondirli potranno essere solo limitate a dei brevi suggerimenti, cioè il rapporto che nasce nei riguardi dell'istituzione ecclesiastica. Ci sono notazioni biografiche molto utili dal conseguimento del dottorato in diritto canonico e civile, l'assessorato militare alla provincia di Teramo e quindi notazioni biografiche, la sua attività di portolana e quindi gli interventi concreti eseguiti sulle strade interne, la piazza della città, incominciando a configurare quel profilo particolare dell'intellettuale illuminista che poi sarà proseguito anche inizio Ottocento, per esempio da Cattaneo, di chi elaborando progetti riesce anche a occuparsi delle fogne della sua città. Questo particolare connubio tra l'alta intellettualità riformatrice capace di grande progetto epocale e la capacità di intervento tecnico dell'attenzione della cura alle cose concrete si manifesta sin dalla prima attività, che non sarà soltanto quella dell'importante interlocutore dalla capitale per l'intero quadro meridionale, ma che già si manifesta come impegno nell'amministrazione pubblica, che è anche una indicazione di decollo come portolano teramano. Dopodiché il tema dell'istituzione dell'Università di Studi di Teramo, su cui poi posso già intervenire con delle indicazioni. L'Università degli Studi, per dire come Delfico e in genere gli illuministi meridionali, ma forse questo vale per un lungo periodo ancora, per il pieno Ottocento, sulla vexata questione della laicità o della religiosità, che il professor Lotti ha richiamato con grande opportunità, perché da un lato ce l'ha messa all'indice, dall'altro il giudizio per aver favorito la fuga delle suore al convento di San Matteo, dall'altro come immagina l'ordinamento degli studi. E mi corre l'obbligo di ricordare rapidissimamente che era certamente cosa diffusa per l'intelligenza meridionale il problema di una distribuzione territoriale dell'università. Pensiamo soltanto a quanto agli inizi dell'Ottocento, quindi quasi subito dopo, a distanza di pochissimi decenni, nasce dalle proposte di Vincenzo Cuoco, non realizzate. Lì avevano un'ottica di distribuzione territoriale degli studi superiori, degli alti studi. In questo caso era una logica di valorizzazione, certamente nel contesto complessivo del regno, ma anche localistica. Perché la motivazione qual è? Il fatto che ci sia difficoltà e onerosità che incontrano gli abitanti della provincia teramana di mandare i propri figli a studiare nella capitale. Questo è il movente, che andrà di pari passo anche con un'ottica di decentramento amministrativo. È anche chiaro il fatto che sono tematiche dell'attualizzazione, chiedo venia, ma i sociologi e i filosofi hanno un po' l'esigenza di rapportare presente e passato con un'ottica che forse destoricizza alquanto, però forse ha il merito, il demerito della destoricizzazione nell'immediato, ma insomma anche la vivacizzazione di quali erano i problemi reali con cui ci si confrontava. Poi pensando alla storiografia delle lunghe durate, queste cose hanno anche un senso. Ebbene, Delfico, che pensa a un problema di decentramento, di un rapporto diverso centro-periferia e quindi una Teramo, e non solo Teramo, valorizzata per una condizione di non sudditanza, immagina quindi con un'ottica di valorizzazione delle risorse interne della municipalità, perché c'è difficoltà e onerosità, naturalmente nell'allargamento dell'accesso agli studi superiori, certamente per la feudalità non c'era grosso problema ad avere le risorse, e immagina la costituzione dell'Università di Teramo. Come la vuole? Con l'istituzione di 5 cattedre pubbliche, fisica e storia naturale, matematica, filosofia, storia e lettere umane, teologia. Mi pare che l'ambivalenza del problema di quanto debba essere riconosciuta un Delfico che si muove nel suo contesto, che certamente recepisce
la ratio studiorum è comunque l'ordinamento delle enciclopedie del sapere dell'epoca, la riproponga in una qualche misura, perché il riferimento culturale complessivo non è unilaterale. Va dalla teologia alla fisica e alla storia naturale. E mi corre l'obbligo di ricordare sotto questo riguardo, ma solo un accenno rapidissimo, che l'illuminismo ha molti volti, è desfico come intellettuale europeo, è sì interlocutore degli ideologi, dei fisiologi e di Destu de Tracy, ma è anche in qualche maniera debitore di un quadro di riferimento diverso, per esempio di tutto quello che è corso per l'illuminismo e il preilluminismo tedesco, dove invece gli ascendenti di tipo leibniziano conducevano ad altro versante, dove le commistioni teologia e laicità erano molto più complesse. Ancora, ci sono interessantissimi gli appunti, gli studi che si riferiscono da consigliere di Stato alla sezione finanze ai memoriali sulle imposte e i bilanci, su cui poi ritorneremo per valutare qual era l'atteggiamento, come le cose venivano affrontate. Vado rapidamente per gli spunti utili. Ci sono tematiche sulla religione, le annotazioni sul governo e sulle leggi, sulle successioni, le doti, le donazioni. E poi, in modo particolare, sottolineerei il frammento dell'uguaglianza dei diritti delle donne considerate specialmente nelle successioni. Vorrei fare riflessione solo un fatto di questo genere. Ci è stato ricordato opportunamente dalla dottoressa Striglioni come funzionasse il meccanismo della eredità o della condizione dello status della donna all'interno del suo stesso quadro familiare, che con una dote venivano sottratti direttamente le successioni. Quale sforzo da parte di un intellettuale di mettere in causa l'eredità più forte da cui egli stesso proviene, perché nell'uguaglianza e nel problema dei diritti e della maturazione delle donne il tema centrale è quello della successione, cioè di rimetterli nella circolazione dell'autonomia economica, che è un illuminista che è d'impronta liberale, certamente dava la misura che non si trattasse di libertà formali, ma di libertà sostanziali, connessa alla proprietà, che è uno dei temi su cui ritorna. E quindi la proprietà, la felicità, la famiglia, il matrimonio, tutte tematiche di ordine antropologico che sono esattamente l'aspetto che può essere di maggiore interesse per chi come me viene da un'ottica di tipo sociologico e filosofico. Il saggio sul matrimonio. Il grande tema dell'ulteriore sezione, e vado un po' alla conclusione di quello che è da reperire da una scorsa essenziale, tutta la tematica sugli stucchi, quindi il memoriale per la libertà di piantare gli olivi nei regi stucchi di Abruzzo, in particolare nella zona costiera, che è tutta la politica di tipo liberista, che è stata opportunamente accennata e che si riverbera anche sul tema, sul sistema della riforma delle doganelle. Ultimo dato, le lettere. Ecco, questi sono i tre corpi portanti che sono rinvenibili in questo inventario del fondo dell'Archivio di Stato, e le lettere mostrano questa ampia circolazione sia italiana che europea, dal Filangieri allo Spallanzani. È da appurare se Spallanzani sia mai stato presente, ma certamente la corrispondenza documenta un rapporto intrinseco al rapporti col Galanti e Soave, e l'ultimo, sulle centinaia di lettere che sono disponibili, con Tracy. La cito per ultimo per questa annotazione. Si ricorda che molte di queste lettere sono già state edite nelle opere complete, e citando a mente, non ho avuto il tempo di andare a fare il riscontro, ma ricordo con una certa puntualità, perché mi colpì a suo tempo, che nelle lettere, la corrispondenza con Destu de Tracy, ci fu una strana inversione di dignità culturale. Mentre Delfico si rivolgeva agli ideologi francesi, anche questo è il problema di quanto fossero dipendenti dal modello francese e di quanto non lo fossero. Cuoco, per esempio, quanto è filofrancese e quanto non lo è, probabilmente, o Galliani. Io direi che Galliani, per esempio, per stare all'ottica dell'illuminismo nazionale che conta, era anti-anziclopedia in senso stretto.
Cuoco fa una dura critica di antistoricismo alla partenopea e lo fa per tempo, era timido nelle adesioni e subito col saggio storico indicò il problema dei due popoli e quindi il fatto che le riforme non nascono dall'alto e che non si possono mettere le brache al mondo. Forse una prudenza e una vigilanza di quell'eredità del vichismo meridionale che attraversa gli illuministi che andrebbe sottolineata come un rapporto, dice bene il professor Lotti, i toscani avevano in proprio una tradizione forte riformistica. I meridionali credo che avessero dato un'adesione complessiva come intelligenza alla progettualità del riformismo meridionale, ma avessero anche tutta la vaccinazione necessaria e gli anticorpi per comprendere quale ne era il limite, cioè il problema dell'adeguamento ai contesti, che era quell'eredità sotterranea carsica del vichismo che in Cuoco emerge con forza e che anche Delfico, antistorico, prima che anche storicista, aveva però nelle modalità del concreto, sembra un po' un discorso, se mi è consentito, sono accostamenti probabilmente anche pindarici, però sul genere di quell'empirismo che poi sarà il milanese, che poi sarà di Cattaneo e che è il prodromo di una condizione positivistica. Io vedo una linea di continuità tra certa eredità dei fisiolog meridionali con una eredità positivista. E sotto questo riguardo l'attenzione al particolare, diciamo, e anche quel ritornante interesse a Machiavelli, che è anche una modalità di tipo storicistico, forse è una vaccinazione e ci lascia comprendere bene quali siano le posizioni di adesione ma anche di distinzione rispetto al processo meridionale indotto dai francesi. E nel caso di Destutt et Tracy, chiuderei su di questo per dire alcune notazioni, mi ricordo che il passaggio era di questa natura, mentre Delfico lo ringraziava moltissimo degli spunti che aveva potuto assumere dalla riflessione, Destutt et Tracy dice: ma per la verità noi le dobbiamo, maestro, tutto quello che noi siamo. E che Delfico era vecchio, molto vecchio, e i francesi avevano avuto il tempo utile per assimilarlo, un riconoscimento post factum di una genealogia che forse per tanti aspetti va capovolta. E che cioè siamo debitori in larga parte di una circolazione delle idee della progettualità illuministica europea, ma per tanti altri aspetti, in alcuni sottofiloni, per esempio quello fisiocratico, Delfico mi pare che ne sia un anticipatore assoluto, perfettibilità del genere umano, il problema dell'innervazione nella natura, delle istanze di tipo psicofisiche, questo mi pare il suo specifico, e il suo contributo più diretto di cui gli ideologhi sono debitori, come è riconosciuto esplicitamente da Tracy. Allora, sotto questo riguardo, mi pare che gli spunti tematici che si offrono a questo pregevole lavoro di inventario, che come è stato sottolineato, mi piace ricordare, offre adesso un campo di studi molto aperto e noi siamo certamente debitori di questo lavoro paziente che mi pare sia decennale, perché leggendo l'introduzione mi pare che sia partito dall'83 e di per sé mostra poi nella rapidità della classificazione dei risultati però quanto sia stato il lavoro, apprezzando in modo particolare il riferimento agli oggetti che sono stati enunciati all'interno delle carte con particolare evidenza. E allora, per concludere sugli elementi contenutistici e tematici esplorati, su qual era l'atteggiamento complessivo che è già noto dal Delfico, già esplorato ed edito, in quale direzione si possono espandere certi studi, per esempio per la neonata Università di Teramo, che ha la sua autonomia dal 1 novembre 1993, la possibilità di incominciare a rifare un minimo di traccia del problema degli insediamenti degli studi superiori nell'Italia meridionale, pensando non solo a Delfico, ma per esempio anche a Cuoco e ad altri. E pensando anche al problema dell'ordinamento degli studi, che è cosa significativa per immaginare l'enciclopedia del sapere, la ratio degli studi superiori così come veniva concepita dall'intelligenza. E il significato delle cattedre dalla fisica fino alla teologia la dice lunga anche sul problema di un rapporto molto aperto e non facile da definire tra la componente laica e la componente religiosa, nello stesso Delfico. Dall'altro, Delfico nei riguardi del vescovo denuncia la troppo gelosa custodia dell'insegnamento come funzione ecclesiastica, connessa al problema dell'ordinamento degli studi,
e vuole una riforma dell'insegnamento basata su un'educazione laica, libera e pubblica, che è in linea con tutto l'asse meridionale e che riguarda quegli spunti sul riformismo nella pubblica istruzione, che forse è l'aspetto fondamentale, no? Diffondiamo i lumi perché crescano le intelligenze dal basso e ci sia la rottura delle feudalità perché c'è l'acquisizione dello strumento più potente per l'immissione nei nuovi tempi, la capacità di intervenire sulla produttività culturale e tecnologica. Questo, quindi il tema riformistico è la diffusione di un sapere. Dall'altro, sul problema della legislazione a cui ho accennato ci sono degli spunti, ma c'è questa considerazione molto puntuale. Nel Regno di Napoli ci sono 5 tipi differenti di legislazione: la romana, la canonica, la feudale, la nazionale e la municipale. Provocano confusione e incertezza. Sembra un problema dell'oggi che è quello della certezza, della semplicità, dell'accessibilità al diritto. E quindi la necessità di creare una nuova legislazione breve, chiara, pratica, che operi un profondo rinnovamento della giurisprudenza tradizionale. Dall'altro, denunciando la forte disparità di condizione tra i sessi nella memoria sulla parità dei diritti, sia giuridica che di fatto, chiede di formulare una nuova legislazione che rivendichi la pari dignità di diritti e doveri tra i sessi, mirata all'emancipazione e rivalutazione della donna, in modo particolare sul problema ereditario, come sottolineavo in precedenza, e quindi una libertà connessa all'autonomia consentita dalla proprietà. Da ultimo, la situazione di un disarmonico sviluppo del regno troppo sbilanciato a favore della capitale a scapito della provincia, e quindi la necessità di ricostruire il rapporto capitale-provincia su un piano diverso e funzionale per uno sviluppo armonico quanto possibile che non privilegi la sola capitale. Mi sembrano temi anche dell'oggi, che erano del resto stati dibattuti abbondantemente nel federalismo d'inizio Ottocento, che è il problema del decentramento amministrativo delle autonomie locali, salvaguardando la centralità organica dello Stato. Ancora, Delfico avverte all'interno dello Stato forme di dispotismo, di aristocrazia e di gerarchia. Ebbene, contro il dispotismo e la gerarchia, la necessità di un allargamento della base dei cittadini che prendono parte alla sovranità e all'esercizio del potere. Mi pare che sia l'aspetto sociopolitico di maggior rilievo del suo contributo. Per abolire i corpi intermedi e attivare un canone politico che risponda al merito e alla capacità personale. Quindi un'istanza meritocratica della mobilità ascendente dell'elite politica e del ricambio della classe dirigente. Da ultimo, l'eliminazione dell'eccesso di vincoli alla libertà di commercio, di cui esempio la presenza del Tribunale della Grascia che ostacola i rapporti, gli scambi economici con la Marca e con le terre viciniori. E quindi la liberalizzazione dell'agricoltura e del commercio per eliminare i privilegi e gli abusi contro l'economia di mercato. Interessante forse, in appendice alla necessità di potenziare una vivacizzazione della libera imprenditoria commerciale, il fatto che abbia pensato, questo mi pare molto interessante, nell'ottica di una politica di valorizzazione del proprio territorio, che la posizione di Teramo esigesse uno sbocco al mare, e poiché all'epoca il punto di riferimento era la linea verso il sud via Foggia, evidentemente c'è la progettazione e la costruzione di nuove strade, aveva incominciato da Portolano a Teramo, per un porto a Pescara, che è un'antileggenza che mi pare di grande interesse. Infine, perché il riferimento adesso non allo sbocco al mare, ma una questione che riguarda l'entroterra, il problema dell'imposizione fiscale sulle ceramiche di Castelli, che è una cosa di un certo interesse, perché dice la tassa è esorbitante perché colpisce anche i materiali di importazione, il piombo, lo stagno, il sale, i colori necessari, i cui dazi sono stati già pagati all'origine e quindi l'unica cosa da pagare è la tassa sulla creta. Questioni così concrete, così peculiari, così chiari nel riferimento alla realtà socio-economica culturale del suo specifico Castelli, lo sbocco al mare, le condizioni della antifeudalità contro i vincoli doganali, il problema del decentramento
provincia capitale, il problema dell'equiparazione dei diritti tra i generi, i sessi, il problema della riforma legislativa che è frammentata, sovrapposta, non uniforme, non garantisce la certezza del diritto, soprattutto il problema dei liberi commerci e in modo particolare il problema del decollo con l'eliminazione dei corpi intermedi, della soggettività politica di quanti con criterio meritocratico e per la diffusione della cultura e della distribuzione dei beni possano costituire il rinnovamento effettivo della classe dirigente, mi pare che siano tutti spunti generali di un delfico noto, ma che ritrovano in questo felice inventario che dobbiamo al lavoro accurato della dottoressa Striglioni e certamente mi pare doveroso alla antiveggenza o anche alla coerenza con Delfico dei discendenti che hanno voluto dare un adempimento di una volontà che già fu del loro antenato, ci consentono di immaginare che a partire anche da questi frammenti, da questi abbozzi, dai manoscritti, dalle carte a volte incompiute, possano sviluppare ulteriormente un asse di riflessione, perché come si è detto, e mi pare la più felice conclusione già anticipata dagli illustri colleghi e relatori, il problema di uno studio organico di Delfico si pone da qui, perché abbiamo gli strumenti opportuni per un decollo adeguato. Ringraziamo anche qui il professor Sciarra per queste sollecitazioni che ci procura dal momento che il Delfico, lo sentiremo anche fra poco, è stato più studiato dal versante politico-istituzionale piuttosto che dal versante socio-economico o socio-antropologico. Questo aspetto non trascurato ma comunque meno scavato nel passato e che invece oggi acquista una valenza e un significato molto più cogente che nel passato. Lo ringraziamo e passo la parola al professor Raffaele Colapietra per la conclusione della, tanto per dirci che cosa si è trovato di più nell'inventario, che cosa noi ci possiamo attendere e anche per concludere la serata stessa. L'intervento conclusivo di questa densissima serata che si avvia a diventare notte di lavoro non può che fare capo su due momenti forti che sono quelli che sono emersi dagli interventi che mi hanno preceduto. L'uno che si accentra intorno alla personalità eccezionale di Melchiorre Delfico. L'altro che invece si struttura più propriamente intorno allo strumento di lavoro che Donatella Striglioni ci ha fornito e che è l'inventario della famiglia Delfico, quindi un archivio privato, così come è stato tecnicamente illustrato e dalla medesima Striglioni e da Antonio Dettoni Litta. Ora, io dal punto di vista della grandezza di Melchiorre Delfico e della sua risonanza internazionale vorrei ammonire gli amici teramani su quello che può essere e che in qualche caso proprio presso di loro è apparso negli anni scorsi e voglio augurarmi non sia più il difetto della micromania, che è qualcosa di altrettanto dannoso della megalomania, cioè non rendersi esattamente conto di qual è lo spessore dell'argomento che si tratta. Noi nella provincia di Teramo abbiamo degli esempi estremamente calzanti e distruttivi proprio a proposito di questo senso delle proporzioni, delle dimensioni, che deve essere proprio degli organizzatori di cultura. Abbiamo un livello municipale di cultura, abbiamo dei mostri della tradizione culturale municipale teramana, Giannina Milli e Nicola Palma. Questi sono personaggi che sono stati studiati al loro giusto livello, hanno ottenuto il riconoscimento che dovevano avere e sono collocati esattamente nella storia della cultura italiana e meridionale dell'Ottocento. Non possono dare di più. Giannina Milli può dare infinitamente di più, ma non lei. Il carteggio smisurato
e di inimitabile interesse e importanza che si trova qui a Teramo e che mi auguro vivamente venga continuato a studiare, ha già dato dei risultati interessantissimi e ne potrà dare altri. Ma il personaggio in sé di Gianni Namilli è praticamente esaurito. Poi abbiamo un livello non municipale ma nazionale. Questo è dato da un personaggio in cui, distaccandomi con le mie consuete cattive maniere dall'amico Antonio Dendodilitta, è danneggiato e paralizzato non dalla diffidenza dei detentori dell'archivio, ma dall'ottusa cecità dei discendenti di Giuseppe De Vincenzi. Questo è un personaggio di levatura nazionale. De Vincenzi come filosofo, come economista, come uomo politico, come protagonista del Risorgimento prima e dopo l'unità, è una personalità tra le più notevoli dell'Italia liberale dell'Ottocento che non può essere studiato per questo atteggiamento, diciamo, difficilmente qualificabile del discendente. Poi siamo a un livello europeo e a livello europeo internazionale obiettivamente siamo con Melchiorre Refico. Praticamente gli abruzzesi dovrebbero tenere presenti che gli autentici nostri corregionali che hanno superato il livello nazionale, ritornando poi in Abruzzo, comunque prendendo dalla nostra regione spunti fermi, concreti e costanti, sono stati in età moderna, quindi facendo a meno di Sallustio e di Ovidio o dei grandi giuristi medievali, Melchiorre Delfico, Gabriele D'Annunzio e Ignazio Silone. Questi sono i tre abruzzesi europei, realmente. Perché nessuno prenderà sul serio l'abruzzesità di Benedetto Croce se non per le allegazioni alla storia del Regno di Napoli e sarebbe umoristico definire europeo Giulio Mazzarino perché è nato a Pescina. Mentre in questi casi no, tanto più in quanto, e questo è stato ripetutamente, molto opportunamente sottolineato ancora da Ezio Sciarra, ma già da Gabriele Carletti, dopo questa straordinaria esperienza nazionale europea di Delfico, quando Delfico torna negli anni 20 e nei primi 30 a Teramo, si occupa di problemi abruzzesi, del Porto Franco di Pescara, della Fiera di Pescara, cioè ritorna a quella tematica problematica che 50 anni prima lo aveva interessato, cioè non è un uomo che si lascia distrarre. Come i fratelli Gian Bernardino con la Interamnia Pretuzio e Gian Filippo con la memoria sui boschi e sulle comunicazioni stradali in provincia di Teramo, c'è questo costante interesse per i problemi concreti del territorio, come oggi si suol dire, dell'ambiente, della geografia, che si coniuga con queste aperture ideologiche di carattere internazionale. Questo per quanto concerne Delfico. Però, come abbiamo sentito dire appunto autorevolmente e tecnicamente dagli amici archivisti, questo è un inventario di famiglia, cioè noi conosciamo una famiglia rappresentativa del Teramano, dell'Abruzzo, del Mezzogiorno, in epoca moderna, dalla metà del 400 alla metà dell'Ottocento, per 400 anni. Noi, questo è lo strumento di lavoro di cui disponiamo e che io vorrò adesso ripercorrere molto rapidamente, perché molte cose sono state già illustrate e esposte da Donatella Striglioni personalmente, nessuno li può conoscere naturalmente meglio di lei, facendo riferimento anche a quel piccolo gruppo di documenti medievali che per la famiglia Melatino fanno parte appunto di questo strumento di lavoro, di questo inventario. Sono documenti 200-300, alcuni dei quali hanno però un interesse particolare per la storia dell'Abruzzo in periodo angioino. Mi riferisco soltanto a tre, tanto per dare sempre questo senso degli stimoli, degli spunti che possono venire dalla documentazione che ci ha fatto conoscere Donatella Striglioni. Quella del 1276, regna Carlo I d'Angiò, che ci testimonia la costruzione della fortezza di Civitella. Quindi già 300 anni prima della sistemazione spagnola abbiamo questo riferimento a questa porta dell'Abruzzo che è Civitella del Tronto. 1327, il pagamento ad Ugo del Balzo, che è un grande funzionario regio di Roberto d'Angiò, per Montorio, il famoso fedus tra Teramo e Montorio che avrebbe dovuto portare all'incorporazione e che poi invece portò a lunghe lotte fra le due località. E finalmente 1371. Acqua Viviano a Teramo, il che sarà poi un problema 3, 4, 500. Nel 400 si trova questo San Marco, che è